Quando abbiamo introdotto questa playlist nelle prime lezioni di psicologia dello sviluppo, abbiamo detto che lo studio del cambiamento evolutivo pone quattro questioni principali, quelle che chiamiamo le questioni evolutive, cioè qual è la natura di base dell'uomo, se lo sviluppo è qualitativo o quantitativo, in che modo la natura e la cultura contribuiscono allo sviluppo e che cosa si sviluppa. Vediamo adesso come Freud si pone nei confronti di queste questioni evolutive. Perché la risposta a queste domande costituisce sicuramente anche un po' un modo per riassumere e contrapporre le diverse teorie, osservare come i diversi autori di fatto interpretano appunto lo sviluppo. Benvenuto, bentornata e bentornato a Lezione Consento che Posso in questa playlist dedicata alla psicologia dello sviluppo. Se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornata e aggiornato sui video che verranno pubblicati. Segui Sento che Posso sui social, dove ogni giorno vengono pubblicati tanti contenuti interessanti. Eccoci qui ancora a parlare di Freud e oggi ci concentriamo cercando di focalizzare la nostra attenzione alla posizione che Freud assume di fronte alle questioni evolutive. Come abbiamo potuto osservare in queste video lezioni dedicate a Freud, l'interesse di Freud principale è rivolto proprio alle emozioni e in modo particolare al loro ruolo nel definire la personalità e il pensiero. Nel momento in cui il bambino si impegna, agisce, si sforza di fronteggiarle. Per natura l'uomo ha passioni molto forti che influenzano le sue percezioni lungo tutto l'arco della vita. Nonostante l'uomo sia passivo in quanto spinto all'azione da queste pulsioni, è comunque attivo nei suoi tentativi di far fronte a queste pulsioni e a mantenere uno stato di equilibrio. Abbiamo già visto che l'io detiene il ruolo esecutivo e per questo è l'agente, diciamo, più attivo della personalità dell'essere umano. Organizza le informazioni che vengono dal sé e dall'ambiente sociale e dirige il comportamento scelto. Ora, ciò nonostante, per Freud, i bambini agiscono spinti dalle pulsioni. Da queste poche indicazioni emerge già immediatamente una differenza tra la posizione di Freud e la posizione di Piaget che abbiamo avuto modo di analizzare in altre video lezioni. Infatti, per Freud l'uomo psicologico è una totalità vagamente organizzata e non la totalità unita, integrata ed equilibrata descritta da Piaget. L'uomo olistico di Freud è forse più evidente nella sua affermazione che un dato comportamento è causato da una totalità strutturata costituita da es, io e superio. Poi, come dicevamo poco fa, per Freud i bambini agiscono spinti dalle pulsioni, mentre per Piaget lo fanno perché sono intrinsecamente attivi ed autoregolati. Ma questo sviluppo è più quantitativo o più qualitativo? Allora, come per Piaget, per Freud c'è l'idea che lo sviluppo implichi un cambiamento qualitativo. C'è un cambiamento nell'aspetto della pulsione sessuale che domina di volta in volta.
c'è un cambiamento qualitativo anche nell'organizzazione psicologica, all'apparire di nuove acquisizioni come i meccanismi di difesa e il superio. Però c'è anche un cambiamento che possiamo definire quantitativo, perché il bambino nel crescere mostra un graduale rafforzamento dell'io, del superio e dei diversi meccanismi di difesa. Che ruolo ha la natura, che ruolo ha la cultura in questo sviluppo? Allora, molti sostengono che quella di Freud sia una teoria dello sviluppo su basi biologiche, ma anche se sicuramente il focus è sulle pulsioni, sulla maturazione, sul fondamento biologico di queste pulsioni, si tende a interpretare il pensiero e la teoria di Freud in termini interazionisti. Le pulsioni derivano dalla natura biologica dell'uomo, ma il modo in cui si esprimono è sempre modificato dall'ambiente sociale. La loro soddisfazione è guidata dalle persone, dagli oggetti a disposizione e dai comportamenti che vengono permessi dai genitori e da altre figure che hanno un'azione, diciamo, autoritaria sul bambino. Le stesse esigenze della civilizzazione sono reali quanto quelle del proprio corpo. Ovviamente entro la categoria, diciamo, della cultura non tutte le esperienze comportano lo stesso impatto. Particolarmente importanti sono quelle che vengono compiute durante i primi 5 anni di vita, che sono determinanti sempre anche quando non sono traumatiche. Anzi, molti eventi particolarmente intensi e violenti dell'infanzia possono avere solo un effetto transitorio. Sono i modelli ricorrenti, quelli vissuti giorno dopo giorno per soddisfare le proprie pulsioni in modo socialmente e psicologicamente accettabile, quelli che di fatto influenzano in misura prioritaria la vita futura. Ecco che le diverse personalità, quindi le differenze tra individuo ed individuo, possono essere causate quindi sia da un ambiente sociale diverso, sia da una diversa costituzione fisica. Esempio di diversa costituzione fisica sono le differenze innate tra individuo e individuo nella forza delle varie componenti della pulsione sessuale e nel momento in cui emerge ciascuno stadio psicosessuale. Ma che cos'è per Freud che di fatto si sviluppa? L'essenza dello sviluppo per Freud sta nell'emergere delle strutture es, io e superio che incanalano, rimuovono e trasformano l'energia sessuale. Queste strutture e i loro processi hanno un aspetto sia emotivo sia cognitivo. Ora, Freud non viene quasi mai citato o ricordato come uno psicologo cognitivo, come ben sappiamo, però per certi versi questo aspetto non va totalmente dimenticato. Questo sentire è sempre accompagnato dal pensiero inconscio, preconscio o conscio, sia quando il processo è per natura primario, sia quando è secondario. Quali sono le applicazioni della teoria di Freud, o meglio, qual è il messaggio che ci trasmette Freud? Allora, innanzitutto il messaggio di Freud per i genitori, cioè quello di essere sensibili ai conflitti tra es, io e superio e cercare di non fornire o troppa poca soddisfazione alle sue pulsioni. Un attaccamento sicuro tra genitore e bambino è estremamente importante, come lo è la successiva relazione durante l'identificazione del bambino con i genitori. L'affermazione di Freud sul fatto che le persone possano rimuovere i loro ricordi dolorosi per anni è stata ripresa da recenti trattati clinici
sul ricordo degli abusi sessuali durante l'infanzia. Ora, Freud all'inizio credeva che questi episodi fossero avvenuti realmente, ma poi comprese che era altamente improbabile, cioè il numero di genitori viennesi che avrebbero abusato sessualmente dei propri figli era veramente un numero incredibilmente alto, per cui vide in questi ricordi delle fantasie o delle percezioni distorte dai desideri sessuali. In ogni caso, Freud pensava che veri o falsi che fossero, questi ricordi rimanevano comunque molto importanti, soprattutto per i loro effetti sullo sviluppo della personalità. Siamo giunti al termine di questa lezione che tira un po' le fila sulla teoria di Freud. Ti ringrazio per essere stata e stato con me fino ad ora. Ti ricordo ancora di iscriverti al canale, di mettere un like e di condividere. Alla prossima, ciao!